Live Social. Ben sintonizzati amici, nuovo appuntamento con Live Social, qui ai microfoni Andrea Lombardo, a tenervi compagnia insieme ai tanti ospiti e ai tanti spunti anche di argomentazione che avvengono all'interno dei nostri spazi, e spesso ci troviamo a parlare anche di aspetti psicologici, perché no, in un periodo in cui credo siamo tutti un po' sotto pressione, sotto ansia se vogliamo, chiediamo oggi ad un esperto con noi, psicoterapeuta in linea, Antonia Lattarulo. Benvenuta, dottoressa. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi. Oh, salve, allora, siamo in un periodo veramente in cui credo le ansie e le preoccupazioni sono molto, sono molte, e in questo caso anche il cambio, lo stile di vita, se vogliamo, indotto dalla pandemia, porta ad alcune pressioni, alcune insomma problematiche che possono chiaramente scaturire anche nella nostra psiche, perché no? Certamente. Diciamo che il nostro sistema percettivo-reattivo, quindi come percepisco la realtà e il modo in cui reagisco alla stessa, rappresentano poi le modalità, no, con le quali si possono anche andare a creare dei particolari circoli viziosi che potrebbero sfociare in qualcosa di disfunzionale, assolutamente nocivo per il nostro equilibrio, per il nostro benessere. Esatto, tra l'altro in questo caso proprio la psicoterapia può, in casi in cui sono ritenuto chiaramente opportuni, intervenire e iniziare dei percorsi di aiuto per il paziente stesso. Assolutamente sì. Solitamente quando ci si rivolge ad uno psicoterapeuta ci può essere l'idea assolutamente disfunzionale di vivere un fallimento. In realtà la possibilità di chiedere aiuto non è altro che un grandissimo atto di coraggio, che è un dono che si fa a se stessi. Perché spesso si bussa alla porta dello psicoterapeuta, è il sintomo che bussa alla porta dello psicoterapeuta, ma permette poi un'occasione di crescita personale a 360 gradi. Ok, infatti bisognerebbe sfatare anche un mito che aleggia purtroppo ancora, quella sorta di remora o di vergogna di quando si è, prima a se stessi si confessa di comunque aver bisogno di un aiuto. Assolutamente sì. Io con la mia professione ho l'onore di accompagnare per un pezzetto di strada i miei pazienti, e nell'incontro che avviene poi con la verità delle persone mi rendo conto che oltre a prendere moltissimo da loro, ogni incontro con ogni singolo paziente è un'occasione di crescita personale anche per me, innanzitutto per me, spesso ci ritroviamo a fine percorso esattamente a ringraziare quel sintomo, perché ci ha permesso di prendere in mano la nostra vita e di darci importanza. Fantastico, questo anche un aspetto umano non indifferente anche all'interno insomma della vostra professione, chiaramente. Assolutamente sì. E diventa anche, credo, fondamentale, no? Quel mantenimento dell'aspetto umano che si tenta anche di curare, tra virgolette. Esattamente, proprio così, perché certamente è opportuno, ecco, avere delle conoscenze tecniche, un bagaglio professionale tecnico importante, ma tutto si declina poi anche in base alla nostra persona, alla nostra personalità, che non può prescindere nella maniera più assoluta. È chiaro. Bene, in questo momento noi siamo collegati con la psicoterapeuta Antonia Lattarulo, e precisamente dalla Puglia, da dove? Polignano Mare. Ah, bellissima zona. Polignano Mare. Infatti. Ed è lì che lei ha lo studio, riceve lì. Sì. Presso lo studio strategicamente. Proprio strategico. È uno studio. Va bene. Proprio perché mi occupo principalmente di psicoterapia strategica, ma non solo. Ok. Psicoterapia strategica, ho capito bene? Psicoterapia strategica, esattamente. E se in chiusura riusciamo a far capire quale ramo, insomma, della psicoterapia si occupa nello specifico? Strategica perché?
Allora, strategico è l'approccio. Di psicoterapie ne esistono davvero tantissime, ci sono tanti indirizzi di psicoterapia. Io ho scelto la psicoterapia strategica perché fondamentalmente è anche quella nella quale, tornando al discorso precedente, mi sono rivista di più. È un approccio molto pratico, pragmatico, che si approccia appunto alla risoluzione dei problemi psichici che il paziente porta in terapia e che può intervenire assolutamente su ogni tipo di disagio, di problema o quadro patologico che viene presentato dal paziente. Ok, bene. Fondamentalmente diciamo che l'aspetto principale della psicoterapia strategica è quello relativo al considerare il disagio, il problema che il paziente porta in terapia come un problema presente nel sistema percettivo-reattivo del paziente, quindi come il paziente percepisce il problema e di conseguenza reagisce allo stesso. Spesso è proprio nella disfunzionalità della percezione che risiede poi la creazione del problema stesso. Ho capito. Inconsapevolmente quando viviamo una situazione di disagio non è possibile non far niente, no? Noi certamente quotidianamente facciamo qualcosa con le migliori intenzioni, ottenendo spesso, ahimè, i peggiori risultati. Per cui la psicoterapia strategica, più che andare a comprendere perché nasce un problema, perché comunque anche la comprensione del perché andrebbe a lavorare sul passato sul quale oggettivamente non possiamo intervenire, focalizza la propria attenzione sul qui ed ora, quindi su come sta funzionando il problema del paziente in questo momento e quelle che sono le sue tentate soluzioni. Come dicevo prima, spesso io insisto nel provare una soluzione che non solo non migliora il problema, ma spesso lo peggiora. Quindi si cerca di far collassare questo circolo vizioso all'interno del quale spesso il soggetto, del quale spesso è prigioniero, attraverso la messa in atto di determinate strategie, stratagemmi costruiti ad hoc, ovviamente per la storia del paziente, per andare a sbloccare questa situazione e far sperimentare innanzitutto, ecco, il miglioramento, no? Dello stato psicofisico, quindi la risoluzione del problema, della sintomatologia che viene portata in quel momento, per poi andare a migliorare la qualità della propria vita, perché spesso siamo intrappolati, no? In alcune convinzioni che guidano poi il nostro percepire e reagire alla realtà, che diventano proprio delle vere e proprie trappole mentali. Ho capito. Bene, bene, sarebbe bello anche approfondire, chiaramente i tempi radiofonici sono un po' limitati, per chiunque voglia saperne di più o chiederle anche un parere, un consiglio, possiamo dare i suoi riferimenti sui social. Assolutamente sì, con molto piacere. Cosa digitiamo eventualmente? Allora, la mia pagina Facebook è Strategicamente, il studio di psicoterapia e neuropsicologia, e il mio indirizzo email antonialattarulo.psi, Palermo Savona Imola, chiocciolalibero.it, altrimenti il mio numero di cellulare che si evince sempre dalla pagina. Benissimo, allora strategicamente rimane riferimento anche sui social, visitiamo le pagine perché no, mettiamo un bel mi piace che non guasta mai, potremmo anche ricondividere questa stessa intervista che appena adesso abbiamo realizzato grazie alla disponibilità della dottoressa Antonia Lattarulo. Grazie, dottoressa. Mille grazie a voi, è stato un grande piacere. Bene, vi invitiamo a rimanere ancora con noi perché Live Social continua. Live Social.